Ed eccoci qua, venerdì, e il venerdì nel mese di maggio ha solo un nome, Bodeghita Risacca, perché è qua che trascorreremo insieme tante ore di tanti venerdì. Bodeghita Risacca, Alba Adriatica, un luogo incantevole, devo dire, pieno di tanta bella gente che ha soltanto un desiderio, quello di divertirsi, di stare bene in compagnia, sorseggiando un cocktail e vivendo quindi una serata spensierata e divertente, con dell'ottima musica, quella della DJ Angelino. Insomma, un clima, devo dire, estivo, che si inizia a respirare sin da adesso, che siamo solo in primavera. Dunque, la parola d'ordine è il venerdì, Bodeghita Risacca, Alba Adriatica. Dovete assolutamente raggiungerci ogni venerdì, perché Radio R9 sarà sempre in vostra compagnia, sempre ed esclusivamente in diretta, e io vi aspetto. E siamo in diretta, Bodeghita, la Risacca, Alba Adriatica, serata, devo dire, partita col piede giustissimo. Tanta gente e tante splendide persone come questi ragazzi, tutti in tuta rossa. Ma chi siete? Noi siamo la grande Longobarda, che ha vinto il campionato over 35. Caspita, di calcio immagino. Calcio a 7, sì. Calcio a 7, come si chiama il calcio a 7? Calcio a 7? Yes, sì, calcio a 7. E calcio a 8 e a 8? Calcio no, perché calcio 8 sa identificare calcio a 7. Ah, ok, no, se la sta inventando in questo momento, vabbè. Lo sto interpretando adesso, come si dice? La provincia di Frosinone, il campionato provincia di Frosinone. Abbiamo... Ho capito. Veniamo da Frosinone. Bravi. In pratica. Ah, voi siete di Frosinone, Anagni. Se non porti non mangi. Ah, com'è questo detto? Se non porti non mangi. Che vuol dire? Cioè, se tu non porti non mangi, però se ci rimani, manco te lagni. Ah, hai capito. Significa non te lamenti. Ah, ho capito. Vabbè, ma a noi ci piace conoscere dialetti, lingue, insomma, noi siamo un po' curiosi, un po' di tutti, poliglotti, assolutamente. Andiamo a conoscere anche gli altri. Dai, andiamo a conoscere con la nostra Eleonora questo gruppo di grandi calciatori. Ecco, la Longobarda, il presidente, ma insomma, siete venuti in provincia di Teramo e li avete fatti fuori tutti. Per vincere, siamo venuti per vincere noi. E ci siete riusciti? No, ancora no, si gioca domani e dopodomani. Ah, ecco. Allora, voi siete over 35? Sia squadre giovani, sia calcetto, sia over 35. Ci abbiamo un'ampia rosa e varie squadre. Però qua siete tutti over 35? No. Un po' misti. Un po' misti. Allora, andiamo a vedere quali sono gli over, gli under. Dunque, vediamo un po', vengo di qua. Qui stanno scegliendo giustamente cosa prendere da bere e io disturbo. Cosa hai scelto da bere? Una bottiglia di prosecco. Una bottiglia di prosecco per tutti, suppongo. Sì. Ecco, no, visto mai, ci sono anche persone che magari... No. Sei la punta di diamante. No. E così hanno detto i tuoi amici? Grazie alla squadra sono punta di diamante, che lavora per me. Quindi immagino che tu sei un attaccante di quelli pazzeschi. No, è lui l'attaccante. Lui è l'attaccante, sono un centrocampista. Ah, centrocampista, però sei comunque il diamante. Così dicono, va bene. Tu chi sei? Marzo, Antonio Gobbo. E tu che fai? Che ruolo reciti, squadra? Io dalla squadra, diciamo che... Non so... catapalle, no? No, non so il diamante, ma so quello dopo il diamante. Ah, il secondo diamante, la perla dicono. Bravo. Secondo diamante uguale perla. Bravissimo. E che ruolo giochi? Non lo sa. Il ruolo a calciotto non esiste. Non esiste. Ho capito. Diciamo tipo playmaker. Ah, quindi siamo un po' più sul basket. Sì. Va bene. Hai visto il Jolly? C'è presente il Jolly? E tu sei il Jolly? Bravissimo. Bravo, ci piacciono i Jolly. Bravi ragazzi. Che stai dicendo? Buonasera, io sono veramente la persona più importante della squadra, il cosiddetto portiere. Come ah sì, vedere? Sei il portiere. Portiere. Tu basta che sei fermo. Io sto fermo, allargo le braccia, la palla mi sbatte sempre come Ollie Benji, arriva, si ficca dentro e poi riesce. Ho capito. Siete imbattibili. Abbiamo vinto il campionato, quindi... Cosa bisogna dire di più? Che siamo imbattibili. Bravi, e qui stasera si festeggia? Si festeggia il compleanno suo. Ah, il diamante festeggia il compleanno. Grande Valerio. Auguri, bravo. Allora ci ha offerto. No,
ci ha offerto la vacanza perché era il compleanno suo, che sa come fai schifo. Beh, gentile direi. Quello è tutta roba sua, eh. Gli sponsor, tutto. Ah, ho capito, quindi un buon partito anche. Un buon partito, sì. Ok, ok. Ma noi siamo pure tutti dipendenti suoi, eh. Ah, pure. Del padre. Ecco perché tutti questi complimenti, adesso ho capito. Ma sono ruffiani, si dice qua. Ruffiani. Perfetto. Un applauso, sì, al papà di Valerio che ha assunto tutto questo gruppo di mattacchioni. Bene, bene. Presidente, l'abbiamo intervista. È molto più grande, siamo venuti in 40, questi sono un po'. Quelli un po' più, come diciamo, gli altri, la crema. Quelli sono venuti con le famiglie, sono andati già a letto, questi sono venuti a fare una passeggiatina. È giusto così, bisogna divertirsi. No, ma noi ci divertiamo sempre vincendo, però, noi giochiamo sempre per vincere. Modestia a parte. Certo, divertimento, ma noi dobbiamo vincere, noi sempre puntiamo sempre a vincere. No? Benissimo, ragazzi, che dire, buon proseguimento, brindate anche per tutti noi. Grazie, grazie, molto volentieri. Noi per adesso ci fermiamo per questo momento con la diretta e insomma avete capito che siamo partiti alla grande con questo gruppo molto simpatico, ma vi assicuro ce ne sono tanti altri, tutti da scoprire. Ci sentiamo più tardi, a dopo. Siamo ormai, lo sapete bene, ad Alba Adriatica, Bodeghita, Risacca, dove insomma l'estate è già cominciata, anche perché poco conta se il clima non è proprio quello estivo. Buonasera. Fare un'intervista a lui. Buonasera. Cos'è che siete, RTL? No, siamo Radio R9, molto meglio. R9, vabbè, meglio ancora di ecco, RTL. Ecco, perfetto, perfetto. Dunque, che ci fate qua intanto? Giochiamo al torneo domani. Anche dopo. Voi? Noi vogliamo vincere il premio simpatia. Il premio simpatia, quello sicuramente, perché vi vedo molto simpatici. È vero? Bravi, vuoi un po' da bere? No, ti ringrazio. La camera vuole un po' da bere? No, per adesso no, la siamo in servizio, uomo. Siamo un po' come i poliziotti. Spendiamola, quando sei in servizio. Spendiamo la camera, no, nessuno non si vede può, niente. Non si può. Da dove venite? Dalla Valtellina. Wow, insomma, tanta strada avete fatto. 50 chilometri. Eh sì, direi, una bella sfacchinata. Ho preso un giorno di ferie per venire qua. Bravi, bravissimi. Dunque, noi crediamo nei valori dello sport. Ah, perfetto, vieni qua perché adesso sono curiosa. Vieni, vieni. Quali sarebbero i valori dello sport? Il sacrificio. Poi? La fratellanza. Bravo, poi? Il crederci. Bravo. Perché il nostro amico Claudio Ranieri ci ha insegnato che tutti ce la possono fare, anche una compagnia un po' amatoriale. Ecco. Domani può vincere il torneo. Io ve lo auguro di cuore. Ce l'ha insegnato Claudio. Bravo. Grazie Claudio. Grazie Claudio. Ecco, bravi, bravissimi. Ci piacciono questi ragazzi. E il fair play? Ah beh sì, anche quello faceva parte, però il fair play, diciamo che proviamo sempre a metterlo al primo posto. Bravi. Ci si prova, insomma, poi sai l'agonismo magari, però ci si prova, dai. Bene, 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 ragazzi, in bocca al lupo per domani. Speriamo che Radio R9 vi porti bene, eh? Pensate a Radio R9 quando vincerete. Noi crediamo molto in Alba Adriatica, crediamoci anche noi. Ci crediamo tutti, dai. È bello credere nei giovani. Bravo, mi sembra un po' il discorso del Papa. Venezia è una bella città. È finito. Oh, scusi. Ciao. Ciao. Sono un po' mattacchioni anche della Valtellina. Beh, fino adesso abbiamo incontrato solo forestieri e noi vogliamo i cosiddetti anche indigeni. Vediamo se troviamo qualcuno, qualche indigeno, anzi qualche indigena. La ragazza. Intanto scusa, di dove siete voi? Della Adriatica. Oh, ecco le indigene, le abbiamo trovate. Ti dico questo perché fino ad ora abbiamo incontrato ragazzi del Lazio, della Valtellina. No, io sono della zona, sono brava. Della zona. E che ci fai qui? Passo una serata perché stasera è il mio compleanno. Auguroni! Grazie. Che bello, hai scelto di trascorrerlo qua. Certo. Con i tuoi amici. Con le mie amiche e il mio ragazzo. Bene, dove sono le tue amiche? Eccole qui, che si vergognano e si allontanano. Ma no, adesso le prendiamo al volo, eccole. Ma buonasera. Stasera, buonasera. Stasera si festeggia il compleanno, quindi siamo qua, niente. E vi divertite così? Il ragazzo si vuole presentare anche. Ti vuoi presentare? Piacere, Lorenzo, ciao a tutti. Sei il fidanzato della festeggiata, stasera si festeggia. Sì, sì, bellissimo. Bene, che cosa le hai regalato? Braccialetto Pandora.
Oh, che bello! Che romantico, romantico. Che carino! Da quanto tempo state insieme? Poco, un annetto. E vabbè, mica poco. Di questi tempi, già se si supera la nottata, già fa prova. Va bene. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao, buon proseguimento a voi. Giustamente, queste coppie festeggiano, si fanno regali dolcissimi. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Di dove sei? Alba Adriatica. Oh, eccola un'altra indigena. Tutto a posto? Tutto a posto. Senti, ma le ragazze così carine come voi, no? Quando arrivano qui, perché? Anche per, no? Vabbè, certo. Per acchiappare, giustamente la tua amica ha capito al volo, s'acchiappa, che dici? S'acchiappa sì, ma devi vedere i pesci che ci trovano. E questo è anche vero. Che tipo di pesci si trovano qua, che dici? Gli scorfani. Addirittura, no, ma no. Non è vero, non è vero, non è vero. Sono anche bei merluzzi. È vero, eh? Dei bei cefali. Sì. Ok. Dai, c'è qualche bel pesciolino, dai. A me per l'intervista. Ogni tanto qualche bel pesciolino c'è, dai. C'è. Bisogna saperlo agganciare al volo, quello è il problema. Già. Vabbè, io vi auguro di fare una ricca pescata. Le reti le buttiamo. Perfetto. In bocca al lupo, quindi. Credi. Ciao ragazze. E vabbè, vedete che noi scopriamo anche tante varietà di pesci in questo posto. Sembra che ci siano tanti pesci. Adesso, se io a tal proposito faccio una domanda del genere, qualcuno mi prenderà per matta. Però ci provo con questo ragazzo. Ascolta, che pesce pensi di essere? La domanda è un po' particolare, però ha un senso. Pensi di essere uno scorfano, un cefalo, una triglia, un merluzzo? Storione. Lo storione, perché lo storione? Perché è un bel pesce. È bello. Bello, sì, è bello. E tu giustamente, e hai anche le tue ragioni, ti reputi un bel ragazzo. Ma non lo so, faccio giudicare gli altri. E io già ho giudicato. Sono un bel ragazzo? Ah sì. Ok, grazie. E vabbè, ma poi siamo consapevoli, dai, di essere più o meno belli. Vediamo un po' questi ragazzi che sono un po' più grandicelli rispetto ai precedenti che ho intervistato. Chi becco di voi? Lui, ha il viso simpatico. Ciao, novello sposo? Sì, tra quando qualche mese. Ah, ti devi ancora sposare? Mi devo ancora sposare. Quindi sei un pre-sposo? Un pre-sposo, sì. Hai festeggiato già l'addio al nubilato, al celibato, no? Questo è un primo addio al nubilato, diciamo, con alcuni amici. Già stasera, siamo venuti da Roma apposta. Ma dai. Sì, sì. Ma davvero? Sì. E, insomma, un posto più vicino a Roma, no? No, in realtà abbiamo anche un torneo di calcio domani. Anche voi, ma qui è pieno di ragazzi. È pieno di ragazzi, di calciatori qua. Ho capito. Va bene. Senti, la tua fidanzata come si chiama? Ivana. È contenta di sposarsi? Assolutamente sì. Sicuro, sì? Sì, la saluto. Ciao Ivana. Ciao Ivana. Però io resto ancora sul discorso del pesce. Io voglio restare sul discorso del pesce. Che pesce sei? Pesce d'aprile. Questa mi è piaciuta, bravo, bella risposta. Che pesce sei? Pesce rosso. Perché? Perché mi piace il rosso. Ah, quindi pesciolino rosso? Sì. Ho capito, va bene. Tu che dici? Oh, ecco, ripresa, primissimo piano, cara Eleonora. Al nostro amico che si chiama? Mimmo, non lo sapeva nessuno, giusto? E adesso lo sa tutto il mondo. Va bene. Allora Mimmo, concludo con te questa diretta simpaticissima con voi davvero. Che pesce sei? Uno squalo. Uno squalo. Perché lo squalo? Perché non mi fermo mai. Ah, ho capito. Va bene, va bene. E allora, visto che... Buonasera. Che dici, che racconti? E io sto intervistando, tu chi sei? Sappiamo, sono Marco, siamo per intervistati col baffo. Col baffo, il baffo. Adesso qui invece si inaugura la stagione estiva 2016, alla Pratica del Sacca. Ma che bravo, sei un ottimo speaker. Tutta la stagione la vivremo con noi. Evviva! Quadra là c'è una 18enne appena compiuti. Guarda, tranquillo, prossimo intervento dai tuoi amici. Ma certo, Serena. Ci vediamo tra poco. Alla salute. La saluto a tutti. Ecco, grazie. Tu uscite, divertite, venerdì sera, uscite il sabato, il venerdì, sempre, la risacca è sempre efficiente, aspettiamo. Ok, perfetto, ottimo
ottimo agente pubblicitario. Allora, scusate ragazzi, ma come vedete Radio R9 è amatissima, per cui ormai ci beccano e ci bloccano dappertutto. Concludo con te, perché insomma i tuoi amici l'ho chiesto. Che pesce sei? Pesce spada, pesce aprile non vale pesce spada a sto punto. Pesce spada, dai. Perché? Perché? Perché mi piace, me lo mangio, quindi. Ah, ti mangi il pesce spada? Sì, buono. Mazza. Con tipo bistecca. Fatto alla piastra. Mai provato? Sì, è buonissimo. E un giorno mi inviterai a cena a casa tua, me lo preparerai. Va bene. Oddio, sei un po' lontanuccio. Però, Ecco, appunto, questo dicevo, sei un po' lontanuccio, però. Va bene, dai, ci organizziamo in qualche modo. Va bene, va bene. Ragazzi, grazie, grazie della vostra simpatia. Buon proseguimento. Bodeghita la risacca Alba Adriatica, sempre in diretta su Radio R9. Restituiamo quindi la linea alla musica suonata dai DJ Angelino e noi ci vediamo e ci sentiamo più tardi. Un bacio da me, Serena, dopo. Qua, ma non vi abbiamo abbandonato, ma potremo mai farlo, assolutamente. Il venerdì siamo con voi, come sempre, Bodeghita, Risacca, Alba Adriatica, e siamo in compagnia di tanta gente tanto simpatica che andiamo subito a conoscere. Eccoli qua, ma che bel gruppo. Buonasera. La Volante, buonasera. Siete voi? La Volante, una squadra di pallone. Anche voi, ma insomma oggi tutti i calciatori, becco qui alla Risacca. Sì. Quindi torneo? Torneo ACS si chiama. Bene. Cacciotto. E come siete messi voi? Siamo primi. Siete primi, ma tutti i primi sono. Sì. Io non ho capito ancora. Lui è il campione. Sì, sì, buonasera a tutti. Buonasera, l'attaccante. Sì, esatto. Ma come, mi hanno detto altri gruppi che nel calciotto non esiste l'attaccante. No, come non esiste? Sì. Esiste. Esistono. Ti devi d'accordo. Sì, sì, no. Ho chiesto che ruolo hai. No, non esiste. Beh, il portiere. Però non mi parlate insieme, perché altrimenti non so con chi parlare per primo. Non è grandissimo, quindi l'attaccante alla fine può diventare un difensore, capito? In base al sono gioco. Ruoli che si possono scambiare per forza, benissimo. Perfetto. Ok, gli altri? Il nostro capitano, il capitano, il presidente o il capitano? Tutte e due. Tutte e due, hai capito? Qua c'è il doppio ruolo, presidente e capitano, beh, simpatico. Praticamente lui se la suona e se la canta, ho capito. Perché? Pure, vieni qua, avvicinati che non riesco a raggiungerti. Insomma, te la suoni e te la canti, perché tu sei il presidente e quindi sono il capitano. Presidente è lui, oddio scusami, il presidente è lui che caccia i soldi. Ah, chi caccia i soldi? Sempre io. Sempre. Ah, hai capito, bravo. E stasera chi li caccia i soldi per questa sera? Stasera un giro a testa. Beh no, non va bene, lo sponsor deve sempre cacciare, insomma. Tutto l'anno. È tutto l'anno, adesso appunto. Qui per divertirsi. E adesso ti vuoi far dir male? Per una serata? Altro giro per tutti. Oh, bravo. Ecco. No, brava me che vi ho fatto, che vi ho regalato praticamente una bevuta. Bene, ragazzi, simpaticissimi, grazie a voi. E mi raccomando, fatevi valere in questo torneo di calciotto. Bene. Proseguiamo, ciao ragazzi. Ecco qui c'è il nostro fotografo che ci... A proposito, fotografo, buonasera, ma presentati a tutti noi. Mi chiamo Fabrizio, faccio le foto insieme alla collega mia che l'altra volta ha fatto l'intervista. Ed ecco, beccato anche te dunque. Sì. Praticamente sì, siamo un piccolo gruppetto, ci alterniamo a vicenda, insomma cerchiamo di fare un mestiere questa vocazione. Eh sì, è beh, una vera e propria vocazione e passione. Dunque, qui voi riuscite quindi a stampare i volti più belli, più sorridenti. Più belli della Riviera. Speriamo, anche perché ci sono belle ragazze. Anche bei ragazzi. Ragazzi, sì. Lo so che tu guardi le ragazze, chiaro. Le ragazze, purtroppo, per me. Vabbè, è normale. Scusi. No, però devo dire che c'è tanta bella gente, anche perché comunque ha un target giovanile, però che non scende troppo, quindi meno male che siamo dai 25-30, un target bello di persone, insomma. Perfetto, buon lavoro, ciao! Bene, bene, qui abbiamo trovato anche il fotografo, lo abbiamo intervistato, come giustamente ci ricordava, abbiamo intervistato la fotografa lo scorso venerdì, quindi per par condicio andiamo chiaramente a intervistare anche il fotografo. Buonasera, buonasera. Dimmi tutto. Ciao carissima. Sì. Allora, volevo presentarti un'atleta famosissima qui in Abruzzo, Cristina. Ma quale Cristina? La conosco bene, vuoi prendermi in giro?
Lo sapevo. No. Io qui ho con me la presentatrice migliore dell'Abruzzo. Datele una chance. Rai 1, Rai 2, Rai 3. Grazie. Mi manda Rai 3. Ciao ragazzi. L'Abruzzo è forte. Noi, cittadini d'Abruzzo. Ciao ragazzi. Ammazza che discorso, mi sembravi quasi un Mussolini della situazione, ma quanti baci mi sta dando in questo momento? Io amo questa donna, io voglio sposare la presentatrice, ho chiesto a suo padre di sposarmi, sposami amore. Oh my god, guarda la risposta prossima settimana la risposta. Ma non lo so, ma l'ho appena conosciuto ragazzi, ma insomma, ma qua tutti matti sono, la prima sono io allora. Cara, buonasera. Ciao, come va? Insomma, ti ha fatto passare per Cristina. Ma guarda, è inutile, cioè far passare per me Danira per Cristina, guarda, è proprio... Ma chi non conosce Danira con la sua splendida voce, una cantante eccezionale, che veramente tutti, soprattutto del settore, conoscono e tutti prima o poi hanno ascoltato. Speriamo insomma. Ma sicuramente sì, ti ho ascoltata io personalmente un migliaio di volte, immagino che tutti hanno potuto apprezzare la tua bravura. Anche tu qui come mai? Beh, passare una serata un po' in compagnia, incontrare nuova gente che vengono, cioè che viene anche da lontano, quindi si fa amicizia. Ma io dico, no? Così matti te li scegli gli amici. No, veramente ci hanno coinvolti loro, noi eravamo tranquille su un tavolino e loro ci hanno detto venite qua, poi vabbè. Quando si avete fatto bene, sì, brave, così si fa. Certamente. Cantano? Sì, vabbè. Immagino per le tue orecchie cosa rappresenti questo canto. Ciao Danira, grazie e buon proseguimento di serata. Quanti matti, troppo simpatici ci sono qui a ragazzi, Bodeghita Risacca. Ma sì, ma grazie, sei troppo gentile. No, per gli scherzi. Adesso io ho scherzato, però... Veramente noi non siamo abruzzesi, però ci siamo trovati molto bene anche con la signorina, perché... Ma grazie, sei tanto fantastico. Grazie. Rinnovatele il contratto. Vai! Che spettacolo. Va bene, va bene. Qualche altra fanciulla vorrei ascoltare, però questa sera questi brutti maschiacci non li voglio sentire più. Voglio andare alla ricerca di belle signorine. Oh, qua ce ne sono tre proprio carine. Buonasera, e mi scappano. Ma perché mi scappano le ragazze? Spiegamelo. Non lo so, sinceramente. Non lo sa. Vabbè, pazienza. Perché scappano le ragazze? Lui lo sa. No? Lui lo sa, perché tu lo sai? Forse perché si vergogna. Ah, si vergogna. Tu ti vergogni? Un pochino, sì. Un pochino, va bene, dai, un pochino si vergogna. Va bene, dai. Andiamo a cercare qualche ragazza che non si vergogni e che non scappi. Fermati. Lo so che stai facendo una foto, ma io ti becco così non mi puoi scappare. No, io voglio intervistare le ragazze. Scusate, tra un po' arriva la foto. Mi aspettate un momentino? Vedi che aspettano, tranquilla. Vai, fai la foto, però parla anche con me. Vai, fai la foto. Allora, in questo momento sta fotografando gli amici. Perfetta. Ma che brava fotografa. Adunque, che ci fai qui? Niente, facevamo un giro, stasera siamo capitate qui. Bene, si sta bene? Sì, benissimo. Le tue amiche quali sono? La mia amica è lì dietro, alla telecamera. Ah sì? Sì. E che sta facendo? Niente, si sta nascondendo probabilmente. Ah, vedi? Perché... Vi temiamo. Perché? Ma perché? Spiegateci l'arcano. Ecco, perché sai, è un po' imbarazzante vedersi questa luce puntata, diciamo, addosso. Quindi colpa della luce? Colpa della luce, dai, non è colpa vostra. E se togliessimo la luce? Forse sarebbe meglio. Però poi verreste bruttine. Fa niente, meglio venire brutte che attirare l'attenzione di tutta la gente, insomma. Va bene, dai, ci attrezzeremo. Va benissimo. Grazie cara, buon proseguimento anche a te. Allora, vi devo intervistare le ragazze, dove sono le ragazze? Ma dove sono finite le ragazze? Davvero che mi scappano tutte. Vabbè, niente ragazze, aspettate che qualcuna forse ne trovo anche da queste parti, vediamo un po'. Beh, insomma, non è che ce ne siano tantissime, più che altro perché scappano tutte. Oh, ma arriva tanta altra bella gente, perfetto. Bene, lui? Va bene, intervistiamo. Guarda, io in realtà ti dico la verità, cercavo una ragazza, quindi adesso... Eccola qua. A questo punto tu devi...
essere una ragazza in questa intervista. Provaci, vai. Come ti chiami? Mi chiamo Sara. Ciao Sara, da dove vieni? Vengo da... dal Tronto. Dai, smettila. La chiedi, Sara. Dai. Che cosa fai nella vita, Sara? Considerando che non vieni dal Tronto. Io sono la ragazza di uno ricco. Ah, sì? E questo qua di fianco a me. E di chi è ti fa la commessa, Sara? Sara, è sempre lei. Sara. Vabbè, insomma, anche il suggeritore. Perché Sara fa la commessa ed è di Chieti? Perché ha trovato solo quello. Ho capito. Nessuno la prendeva. Povera, dai. No, perché non ha studiato alla terza media. Ah, mannaggia. Vabbè, pazienza, dai. Che devo dire? Dimmi qualcosa, fammi una domanda perché mi trovi sprovvisto stasera. Che domanda ti faccio? Chi è questa banda che sta con noi? Noi siamo un gruppo di Tortoreto. Oh. Abbiamo due ragazzi di Napoli e il resto è tutta Tortoreto. E siete venuti qui? Sì, noi tappa fissa il venerdì sera. Ah, perché c'è Radio R9. Radio R9 è numero uno. E poi ecco. C'è Sara qua che Sara di Chieti. Per venire qua, Sara di Chieti. Perché spinge tanto? Secondo me perché... no, perché per la signorina qua questo è il locale migliore della costa d'estate. Ho capito. Bene, mi sembra un'ottima scelta. Va bene, come ti chiami? Io Lino. Lino e Sara, buon proseguimento. Ciao amore. Ciao. Cognome? Nico mi chiamo. Ok, Nico. Vabbè, Nico barra Sara. Perfetto. Grazie ragazzi per la vostra simpatia. Buona serata. Ciao. E va bene, dopo facciamo l'intervista anche con voi. Adesso devo tornare in diretta con la musica che viene fuori qui dal nostro DJ. Siamo Bodeghita Risacca. State sintonizzati con noi. Come avete capito, qui se ne sentono e se ne vedono delle belle. Buon proseguimento. Radio Renova è sempre con voi. Tra poco torniamo in diretta. Alba Adriatica ancora in diretta con voi come ogni venerdì. Radio R9 non vi abbandona mai, ormai lo sapete, è la radio che racconta le più belle serate della Riviera Adriatica. E questo è niente, ragazzi, non avete la più pallida idea, o meglio l'avete, ma di che cosa vi aspetta per quest'estate 2016. Saremo davvero in vostra compagnia ogni santo giorno, non vi abbandoneremo mai. Serate pazzesche, serate estive come quella che stiamo vivendo questa sera, che estiva non è, però è comunque una serata dalla sensazione estiva. Molto piacevole questa serata. Sì, molto piacevole. Si sta bene. Si sta molto bene, anche se è un po' fresca, ma... Ah dai, tutto sommato si sta bene. Su. Complimenti, siamo molto felici di stare qua in questo grande locale. Speriamo che questa stagione vada molto bene. Speriamo proprio di sì, anche perché si è partiti col piede giusto, direi. Certo, ad Alba Adriatica siamo molto bene. Perfetto, viva Alba Adriatica, viva Risacca Bodeghita. Bene. Ragazze, buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Che fate qui? Non mi scappate, venite qua. Ho trovato un gruppo di gnocche, nel vero senso della parola, non possono scapparmi. Bene, che ci fate qui? Vi divertite e poi? Niente, si fa una bevuta, due chiacchiere e basta. Tra amiche? Sì, esatto. E gli uomini? Gli uomini ci sono, ma è come se non ci fossero. Perché? Perché siamo in Abruzzo, quindi l'Abruzzo è questo, non offre tanto sotto nessun punto di vista, quindi... Cioè. Neanche il fatto di uomini? No, meglio lasciar perdere gli abruzzesi. Oh santo cielo, avevamo problemi di disoccupazione, fabbriche che chiudono, eccetera, eccetera, pure gli uomini out. Out. Santo cielo. Non consiglio l'Abruzzo come meta di vacanza, praticamente. Beh, va bene, è un punto di vista assolutamente condivisibile, ci mancherebbe. Esatto. Bene, quindi ci spostiamo altrove, nelle Marche ad esempio. Beh, nelle Marche già si trova un po' di più, diciamo, sì. Si inizia a ragionare. Esatto, sì. Ma la pensano così anche le tue amiche? Le mie amiche si vergognano, quindi non parlano davanti alle telecamere, non sono abituate. Sono tremende. Va bene, allora mi auguro che oltre Alpe tu possa trovare l'uomo della tua vita. Speriamo, prima o poi. Bene, grazie carissima, buon proseguimento. Che vuoi, dimmi? Chi parla? Io parlo. Tu parli, chi sei? È lui che vende le rose, dimmi. Tutti italiani, bellissimo, gente bellissima. Ti piace questo posto? Adesso piace?
piace molto bello. Molto bello, piace il mare. Molto bello il mare. Venduto le rose? Sì, vendere niente adesso. Ma quanto costa una rosa? Una rosa. How much? Una rosa qualcuno vendere 2 euro, 5 euro, 3 euro. Dipende, da chi euro. Ti è simpatico. Dipende 1 euro, niente problema. Pure 1 euro. Sì, niente problema. O anche 5. Sì, sì. Dipende. Quanto 10, quanto 50, niente problema. Ho capito. Una rosa. Perfetto. Buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Perfetto. Anche questa è Bodeghita Risacca. Grazie. E se giustamente c'è chi vende le rose a 1 euro 5, io questa cosa non è che l'abbia capita più di tanto, comunque. Eccomi, eccomi, non fate a botte per avermi tra di voi, buonasera. No, lui. Perché lui, spiegami. No, se... No, scusami, perché te? Perché è un cretino. Eh sì, e va bene, mi sembra quello della pubblicità, sei un cretino, come dice la fidanzata al fidanzato. Va bene ragazzi, tutto ok, sì? Tutto bene, bellissima serata, tutto a posto. Perfetto. Lo segue bene. Bene, a casa quando andiamo? Quando andiamo a casa? Non lo so. Più tardi. Più tardi possibile. Perfetto, mi sembra giusto, va bene. Ciao. Guardate ragazzi, io ne vedo di tutti i colori. No, io voglio le ragazze. Io ragazzi non li voglio intervistare più. Oh, mi ha stufata, giusto? Bene, fai bene, fai bene. Oh, e basta, appena vedono il microfono si buttano sul microfono. Le ragazze no, scappano. Bravo. Siete due mondi opposti. Bravo. Va bene, dai, si sta bene qua. Cos'è? Perché? Questa è Radio R9, in questo momento sei in diretta in radio, pensa un po', chiunque in questo momento stia ascoltando Radio R9, e ti assicuro sono in tanti. Mi vedono? No, non ti vedono, ti ascoltano. No, vabbè. Quindi puoi anche lanciare un messaggio subliminale, che so. Vuoi dire qualcosa a qualcuno? Ditemi qualcosa. Beh, non lo so, per esempio se hai un ragazzo che ti piace, magari potresti lanciargli un segnale. No, eh? Niente. Niente, lascio perdere. Niente, lasciamo perdere. Che cosa le stavi suggerendo? Lei non parla. Tu, mafiosa fosse. Lei non parla. Eh? Lei non dice niente. Lei non parla. Va bene, tu mi sembri un grilletto. Che fai con questa sedia? Ti alzi, ti siedi, ti muovi. Che sai combinare? Non si può sapere. Ride. Che ti ride? No, il papà al culo. Ma dai, ma che dici? Tu saluti mia famiglia. No, no, io non saluto più mia famiglia. Da dove vieni tu? Io Albania. Albania. No, no, scherzo, italianissimo. Quindi che ci fai qua? Si beve. Si beve. Possibilmente si rimorchia. Si rimorchia, chi vuoi rimorchiare? Luku. Prego. Luku. Chi è? È una ragazza. Luku. C'ha un bel luculo. Non è quello dunque il nome? No, no, no. Cioè tu la vuoi rimorchiare solo perché ha un bel sederino? No, sedere no. Vabbè, guarda, lasciamo perdere. Non approfondiamo perché qui andiamo sullo sconcio. Ma che sta dicendo questo ragazzo? È tutto matto, è tutto matto. Me ne sono accorta. Però almeno è simpatico, dai. Sì, sì, dai. Si vive una bella serata in sua compagnia. Esatto. Voi di dove siete? Io di Mociano. Gli altri di Giulianova, Alba Adriatica, un po'. Comunque, Riviera Teramana. Sì, sì, sì. Va bene. Volete cantare una canzone? No, no, no. Dai, cantate. Vabbè. Sto morto. Dai, ha ragione, cantiamola una canzone insieme. Questa qui, vai. 1, 2, 3. Puzzi di cicoria. Puzzi di cicoria. Vabbè, rivisitata però è simpatica. Va bene ragazzi, buon proseguimento. Mi raccomando, sempre bravi, sempre in gamba. Lui vuole essere intervistato, dimmi. Sì. Buonasera. Buonasera, come ti chiami? Io mi chiamo Serena. Serena. Tu come ti chiami? Io Marcelo. Marcelo. Da dove vieni Marcelo? Cuba. Da Cuba. Parlo un pochino italiano. E un po' spagnolo. Molto spagnolo. Molto spagnolo. Va bene, saluta tutti gli amici di Radio R9. Sono incantato molto. È incantato lui. Va bene, saluta tutti i telespettatori di Radio R9 in spagnolo, vai. Spagnolo, ciao a tutti gli amici. Ah, questo è spagnolo? Vabbè, ok. Ci accontentiamo. Ciao Marcelo, in spagnolo. In spagnolo, ok. Ciao a tutti, amico. Mappateo. Che cavolo di spagnolo doc, devo dire. Anzi, di cubano. Ciao ragazzi.
Eccomi, che c'è, che c'è? Non vuoi parlare? Vuoi parlare o no? Ma voi non potete fare lui. Parla lui. Vabbè, dimmi qualcosa, dai, ormai ci sono. Io sto qua grazie a lui. Perché? Perché lui è amico mio e mi ha portato qui, non sono mai stato qui. E si sta bene? Si sta benissimo. Quindi sei contento, non sei pentito? Assolutamente no. Ci tornerai? Anche domani. Bravo. Grazie. Mi fa piacere. Grazie. Ti sei beccato anche l'intervista, che ci vuoi di più da questa serata? Ma puoi intervista pure lui però. Quando usciamo insieme? No, non si può, io sono piena zeppa di lavoro con Radio R9 tutta l'estate. Ciao ragazzi, veniteci a trovare in tutte le nostre serate e saremo insieme. In qualche modo usciremo insieme, sebbene non nella classica, diciamo così, tipologia di appuntamento, però dimmi. Giallo? Sì, andiamo a intervistare. Buonasera a tutti, ciao! Ciao, come va? Molto bene, grazie. Anch'io mi trovo benissimo, siamo qua al bar, è la terza volta che sei aperto, sta molto carino, una serata freddina, però buona. Si sta bene. Però la domanda nasce spontanea, ti ho vista col ventaglio. Sì, la ventale è una cosa, per oggi non si serve tanto perché è freddino, ma nei locali chiuso è perfetto. Hai ragione, giustamente, quando si esce mica si sa sempre dove si va, se al chiuso o all'aperto. Bellissimo. Brava. Grazie. A piacere, ottima idea. Anche a me. Ciao, ma guarda che bella, come si sventaglia lei, non si sventaglia nessuno. Ma è troppo simpatiche le persone di questo posto, ma buonasera, che eleganza, buonasera. Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Ma sei fashion alla grandissima stasera? Sì, stasera siamo a riposo, siamo dopo una lunga stagione invernale, poi per ripartire con l'estiva. E che si fa quest'estate? Raccontaci. Quest'estate saremo al piano B e al Gattopardo ovviamente, che riaprirà in una data misteriosa verso giugno, ecco. Vabbè, l'importante è che ci sarai anche tu naturalmente. Sì, ci sarò anch'io il sabato e avremo due aree. Io sono nella sala commerciale, ecco qui. Bene, bene, perfetto. Esperienza e poi il venerdì saremo lì al piano B e... Benissimo, e allora Luca, buon lavoro, grazie, divertimento grazie. Assicurato, grazie alla tua presenza e alla tua voce coinvolgente. Come no, arrivederci. Grazie, ciao, arrivederci, ciao. Dimmi, ciao. Mi intervisti, ciao. Beh, ti intervisto, ormai ci sei, dimmi tutto. Niente, devo dire solo forza Samb. Quest'anno abbiamo vinto il campionato e l'anno prossimo puntiamo alla Serie B. Perfetto. Grazie mille. Grazie a te, infatti la Samba ha fatto un campionato strepitoso, promossa direttamente molti giorni prima della fine del campionato. Ma io so tutto, seguo tutto, lo sport, il calcio, so tutto. Grazie. Complimenti ragazzi, in bocca al lupo per la nuova stagione, speriamo appunto che veramente si faccia un bel salto, alto, alto, alto. Grazie, grazie. Grazie a voi ragazzi. E giustamente il calcio prevale questa sera tra giocatori e sportivi, tifosi e quant'altro, davvero R9, sì siamo noi. Allora, ragazzi, qua la situazione è veramente incandescente, ormai ci amano dappertutto, ci vedono, ci incontrano, siamo diventati di famiglia e ci sentiamo più tardi con una nuova intervista. Devo chiuderla la diretta, me la fate chiudere sì o no? Buonasera. Vabbè, voglio chiudere in bellezza, con un fustacchione come lui. Tutto bene. Bellissima serata. Bene. Serata per tutti, vedi, grandi e piccoli. Ci abbiamo è tutti. Vero, infatti vedo dai piccolini che giustamente si sono pisolati. Assolutamente sì. Fino ai più grandi. Bellissima serata, locale stupendo. Benissimo. Veramente, grazie. Tornerete dunque in maggio? Assolutamente sì. Io voglio dire una cosa, che mia moglie fa il compleanno questa sera, è dietro a me. Questa sera fa il compleanno. Vino in braccio. Sì. Le facciamo gli auguri. Sì. Come si chiama? Orsola. Orsola, andiamo da Orsola, quatti quatti, zitti zitti perché sennò ci scappa, ma non ci può scappare Orsola perché è col bimbo, auguri Orsola! Grazie, grazie mille. Ma che bello, ti sei beccata l'applauso anche di tutti gli amici? Sì, una famiglia, non amici, una vera famiglia, sì. Si vede, siete compatti, tutti allegri, sorridenti. Sì. E si vive insieme anche questo compleanno. Porto anche le figlie, vedi? E fai bene. Per non lasciarle a casa, me le porto anche dormendo, me le porto a fare la serata qui alla Bodeghita. E fai bene, anche perché ragazzi ho un ricordo spettacolare di quelle dormite in braccio alla mamma. Sì, infatti chi non ce le ha?
Mamma mia. Ne abbiamo, infatti. Con quelle musiche di sottofondo si dorme troppo bene. Benissimo, anzi, loro sono abituate, poi ce l'ho abituate da piccole, quindi c'è chi mi ha criticato che mi portavo le bambine qui alla Bodeghita. Io ho detto perché? Hai ragione. Bisogna abituarli da piccoli, no? Assolutamente sì. Eh? E da grandi saranno sicuramente degli ottimi ballerini e avranno tanta voglia di divertirsi tutti insieme. Grazie, ancora auguri Orsola, grazie a tutto questo gruppo fantastico, buon proseguimento. Fatevi un applauso! Belli, belli, bravi, bravi. Ciao a tutti. Grazie, Eleonora, riprendili tutti perché tutti si dovranno rivedere sulla nostra pagina Facebook R9 The New Radio su YouTube e avranno il ricordo spettacolare di questa splendida serata più tardi in diretta su Radio R9. Sì, nuovo intervento, ultimo intervento per salutarvi in questa serata da Adriatica Bodeghita Risac, come avete visto, come avete capito, soprattutto grazie a tutte le interviste che abbiamo realizzato, serata veramente divertente con gente fantastica. Fantastica. Ma vi vorrei presentare in chiusura una persona che ci farà molto divertire. Si tratta di Riccardo, eccolo qui. Ciao, buonasera Riccardo. Ciao, buonasera. E dunque Riccardo, perché ve lo voglio presentare? Perché Riccardo darà vita insieme al suo staff, strepitoso direi, a tante belle iniziative in un locale che si chiama Zanzibar, giusto? Esatto, lo Zanzibar di Tortoreto che si trova all'interno dell'acquapark, quindi anche facile da trovare. Locale bellissimo, parcheggio enorme, quindi non abbiamo i problemi del parcheggio dove metto la macchina. E partiremo ben presto, praticamente dal 29, con un grandissimo evento per gli appassionati del latino, quindi sarà Johnny Sky, che è un baciatero di New York, molto famoso soprattutto per gli intenditori. Farò soltanto 3 date in Italia e una ce l'abbiamo noi qui a Tortoreto. Beh, da non perdere direi Riccardo, eccezionale, sì. Decisamente. E poi niente, poi partiamo con i nostri standard di ogni anno, quindi il venerdì e il sabato, il venerdì sempre latino e il sabato dedicato a Liscia con le orchestre dal vivo. Insomma, un'ottima opportunità per trascorrere una serata divertente, diversa sicuramente dalle altre direi, in tanta allegria. Esatto, e poi nel corso della stagione ci saranno anche altre serate a sorpresa. Ma noi ne parleremo tantissimo, esatto. Riccardo ci spiegherà tutto anche in studio, in diretta come sempre da Radio R9 e scopriremo tutte le sorprese di questa stagione 2016, giusto? Perfetto. Bene Riccardo, io ti ringrazio. Grazie a voi. E dunque facciamo così, insieme salutiamo i nostri radioascoltatori, così si chiamano, ma direi anche telespettatori, perché come ben sai il video di questa serata sarà presente su YouTube e sulla pagina Facebook di Radio R9, R9 The New Radio. Salutiamoli, come li vuoi salutare tu? Beh, io li saluto con un appuntamento, ok? Quindi perfetto. Alla prossima. Alla ciao prossima, ok. Ciao Riccardo, ciao. Un saluto grande da me, Serena, vi aspetto per tutti gli altri appuntamenti per quanto riguarda Bodeghita Risacca, naturalmente venerdì prossimo, puntuali. E adesso vi lascio alla musica di Radio R9. Buonanotte a tutti.